PEGI 3. Ciao a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con il diario degli sviluppatori di Milestone. Vi stiamo facendo conoscere tutti gli aspetti, anche quelli più tecnici, di uno dei loro capolavori, Sebastian Loeb Rally Evo. Per questo oggi sono qui con Sergio Rocco, lead artist di Milestone, che ci racconterà alcuni aspetti davvero interessanti. Ciao Sergio. Ciao Dino. Senti, so che si dice che la bellezza è a volte nei dettagli. Ecco, e ogni dettaglio di questo titolo è curato alla perfezione, anche il logo per esempio. Com'è nata l'idea di questo logo? Già dalla strutturazione del logo abbiamo cercato di evidenziare subito i pilastri su cui abbiamo strutturato l'intera progettazione del gioco. Sebastian Loeb Rally Evo racchiude tre concetti. Sebastian Loeb, il pilota, la conoscenza, l'esperienza, un pluricampione del mondo che da subito ci ha messo a disposizione tutto il suo know-how per realizzare il titolo. Il rally, una classe regina delle quattro ruote, e la dicitura Evo, che già nella sua etimologia implica una progressione in un'unità temporale. Ed è esattamente questo che volevamo sottolineare, l'evoluzione. Ho avuto la fortuna di vedere in anteprima qualcosa del gioco, perché è ancora tutto molto segreto. Ti ringrazio per questo e una domanda mia spontanea, cioè qual è la livrea del gioco? Già nel colore che abbiamo scelto abbiamo cercato di evocare la tinta della sabbia, della terra, quindi l'essenza del rally, ecco perché il colore è giallo-arancio. Insieme abbiamo cercato di analizzare il logo ufficiale della scuderia di Sebastian Loeb. Partendo da quello abbiamo cercato di modularlo sulla necessità delle nostre composizioni. Ne è derivata un'interfaccia estremamente minimalista, ma al contempo funzionale ed elegante. Un'interfaccia che non crea nessun tipo di filtro tra il giocatore e l'esperienza di gioco. L'utente si troverà immediatamente proiettato nel mondo del rally. So che per la realizzazione e il disegno dei tracciati avete seguito un percorso diverso rispetto a quelli che avete seguito precedentemente, vero? Esattamente così. Da quest'anno la realizzazione dei tracciati è una delle più grosse novità che abbiamo. Abbiamo sviluppato un sistema che, mediante le riprese che svolgiamo sul posto con tecnologia Garmin di videocamere e fotocamere equipaggiate con GPS, riusciamo a ottenere una prima geometria del tracciato che realizza e riproduce fedelmente le quote, le salite, le curve, i tornanti. Vengono poi assemblate e, diciamo, vestite con il nostro nuovo sistema di shading. Questi shader vengono utilizzati sia per i tracciati che per i veicoli. Questo ci consente di ottenere un quadro d'insieme altamente fotorealistico. Come ultimo passaggio resta quello di disporre la vegetazione lungo i tracciati. Anche sul fronte della vegetazione siamo stati attentissimi in una riproduzione fedele dell'effettiva vegetazione che c'è lungo le tappe rally, e una volta disposta tutta la vegetazione, alberi, cespugli, erba, vengono anche arredate le intere piste con tutti gli elementi di scena per ottenere quindi un quadro d'insieme che posso dire essere fedele quasi al 100%. Si arriva quindi a una ricostruzione quasi metro a metro. Per esempio Alex, il tuo collega, mi ha parlato di una tipologia di gara che è la Pikes Peak, la cronoscalata. So che il percorso, il tracciato di questa gara è molto più complesso rispetto agli altri, dico bene? E dici bene, infatti la Pikes Peak non è soltanto una grandissima sfida in ambito motoristico, è sicuramente un'impresa anche in ambito di realizzazione del 3D. Stiamo parlando di un asset di 20 km di lunghezza, con un dislivello di quota dal punto di partenza al punto di arrivo, e tutto questo è innestato in un'area superiore ai 20 km quadrati. L'intera ricostruzione è stata svolta in maniera fedele e capillare, e questo si ripercuote anche sull'esperienza di gioco. Sebastian Loeb Rally Evo è il primo titolo Milestone che uscirà solo per Next Gen. Come mai? Esattamente così. Abbiamo optato per soltanto le nuove piattaforme di gioco perché in questo modo possiamo avvalerci della enorme potenza hardware di queste macchine, e questo ci ha consentito di poter dettagliare ulteriormente i nostri ambienti di gioco, i nostri veicoli, ottenendo così un quadro d'insieme altamente fotorealistico. Io ti ringrazio Sergio Rocco, lead artist di Milestone, perché ci hai parlato veramente molto bene, in maniera semplice, della tecnologia e della grafica molto complessa di Sebastian Loeb Rally Evo. A questo punto tolgo i panni da intervistatore e metto quelli da videogiocatore. Non vedo l'ora di giocarci. Avete realizzato un gioco che sembra essere avvincente e molto adrenalinico. Una bella sfida firmata Milestone per tutti i videogiocatori, me compreso. Io questa sfida l'accetto. E voi?